C'è l'emergenza sanitaria, ma nella nostra regione c'è anche un'altra emergenza, l'emergenza occupazione, l'emergenza lavoro. Tante multinazionali stanno lasciando l'Abruzzo e le conseguenze sono drammatiche. Sì, ci troviamo già da qualche anno un processo di impoverimento della nostra regione con multinazionali che dopo aver lavorato, occupato persone per molti anni e fatto utili nella nostra regione decidono di abbandonarla. Da ultimo i casi della Betafence di Tortoreto ed il caso della Yokohama. Sono multinazionali tra l'altro che stanno ancora macinando utili, hanno tutti gli indici economici in regola, cioè fanno utili, ma hanno deciso di andare via dall'Abruzzo soltanto per loro calcoli di strategia e di delocalizzazione. La Betafence, siamo preoccupati, la loro produzione dovrebbe essere spostata in Polonia e così via. Noi crediamo che tutto questo sia inaccettabile. Nel mese di settembre ci saranno sia per la Betafence che per la Yokohama due importanti tavoli di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico. Tra l'altro due tavoli che sono stati convocati in videoconferenza, ma noi crediamo che sia utile un confronto, seppure con tutte le regole di sicurezza, un confronto viso a viso. Il primo sviluppo che voglio immaginare è quello di un ripensamento delle due grandi multinazionali. Questo è il primo passaggio. Dopodiché la cosa importante è sempre che non vi sia la chiusura degli stabilimenti produttivi. Su questo il Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dai due interlocutori, cioè dalle proprietà, dal fondo di investimento di Betafence, sappiamo che Betafence fa parte del gruppo Presidium che a sua volta è gestito dal fondo di investimento Carlyle, stessa cosa per la Yokohama, i due investitori decidano, ritornino sui propri passi e restino qui. Dopo l'attivazione da parte sia del Ministero dello Sviluppo Economico che della Regione Abruzzo, dell'assessorato alle attività produttive, a creare quelle condizioni perché vi sia sviluppo di queste realtà. Stanno arrivando e possono arrivare tante risorse europee, risorse del Recovery Fund nella nostra regione. Dobbiamo intercettarle e utilizzarle nella maniera migliore per creare un sistema, quello abruzzese, che è un sistema che ha fatto scuola anche negli ultimi anni. Ricordiamo che comunque l'Abruzzo è la regione più sviluppata del sud Italia. Ecco, ricreare e riporre in essere quelle condizioni per lo sviluppo della nostra regione e per attrarre il lavoro. Tra tre settimane, usiamo il condizionale, dovrebbero riaprire le scuole anche nella nostra regione, in Abruzzo, in Molise e tutte le regioni del nostro paese. Segretario, il ministro dice che i sindacati stanno facendo un po', diciamo per conto loro, ha un po' criticato le critiche dei sindacati che hanno detto che è difficile in questo momento pensare ad una riapertura delle scuole il 14 settembre. È così? Siete fiduciosi oppure potrebbe slittare la prima campanella? Ma innanzitutto noi dobbiamo ribadire che per noi è importantissimo riaprire le scuole e riaprirle nei tempi dell'anno scolastico. Tutti noi crediamo che la scuola non possa essere fatta a distanza, non debba essere fatta a distanza, bisogna riaprire le scuole perché è importante per il futuro dei nostri figli. Detto questo, il ministro non può rifuggire dalle proprie responsabilità e su questo anche lo stesso governo nazionale. Pensiamo che sulle scuole si è partito molto in ritardo, si è deciso di investire soltanto 1 miliardo di euro su quello che è un settore primario di fondamentale importanza appunto per la riapertura delle scuole, siamo in forte ritardo, abbiamo chiesto con forza l'assunzione dei docenti che tra l'altro sono nella forma di precariato già da molti anni dentro le scuole con delle procedure veloci, snelle che potevano garantire il personale e ovviamente vogliamo che i nostri alunni entrino alle scuole in sicurezza. Tutto questo dobbiamo dire si sta facendo spesso male e in ritardo e da questo le nostre critiche al Ministro, ma che sono le critiche tese a stimolare che veramente si faccia. Sentivo ieri le dichiarazioni del Ministro, stiamo già lavorando da alcune settimane, forse bisognava lavorare da alcuni mesi e da qui le nostre critiche.